In questa puntata del dono, Amos deve la vita al coraggio di una donna che nel 1967 ha aiutato la sua famiglia e tante altre famiglie ebree minacciate dall'odio religioso a fuggire dalla Libia. Dopo un mese che si sta chiusi in casa e si sente che alcuni tuoi simili sono stati uccisi, quando si esce per strada hai il timore che ti accada la stessa cosa, che qualcuno ti ammazzi. È la storia di Amos, che è vivo grazie al coraggio di una donna che lo ha aiutato a fuggire dalla Libia incendiata dall'odio religioso. È la storia di Amos, che è vivo grazie al coraggio di una donna che lo ha aiutato a fuggire dalla Libia incendiata dall'odio religioso. La paura si vive male. La paura è una cosa estrema nelle persone. Quando si ha paura, non si capisce più niente. Ci si appoggia ai genitori, ai fratelli, alla famiglia. Non si sa cosa sta per accadere. Questa è la storia di un uomo che 48 anni fa ha dovuto lasciare la terra dove era nato. Una giornata che è rimasta impressa per sempre nella sua memoria di bambino. Dopo un mese che si sta chiusi in casa e si sente che alcuni tuoi simili sono stati uccisi, quando si esce per strada hai il timore che ti accada la stessa cosa, che qualcuno ti ammazzi. La guerra dei sei giorni, 5-10 giugno 1967. Un conflitto che vede lo Stato di Israele vittorioso contro gli eserciti di Egitto, Siria e Giordania, ma che rompe gli equilibri di convivenza tra arabi ed ebrei. Anche in Libia inizia, dal giorno dello scoppio del conflitto, una vera e propria caccia all'uomo. Decine di ebrei vengono barbaramente uccisi, colpiti dall'odio religioso e razziale. Nel luglio del 1967, dopo essere rimasti nascosti per quasi un mese, il piccolo Amos e la sua famiglia, insieme ad altri 4.000 ebrei, provano a lasciare la città di Tripoli. Siamo entrati in questa agenzia con quattro vetrate sulla strada, molto grandi, per cui eravamo molto in vista. Questa nostra posizione improvvisamente esposta alla gente, all'arabo che camminava sul marciapiede, che vedeva in noi anche un potenziale obiettivo da sgozzare, ci metteva in una situazione di paura estrema, in attesa che un pullman ci portasse all'aeroporto. Ma quell'attesa non era un'attesa normale di un turista o di un viaggiatore, era un'attesa di un ebreo che stava fuggendo da un potenziale assassino che l'avrebbe ammazzato. Poi, dopo una lunga attesa, è arrivata la notizia dello sblocco del nostro aereo e quindi saremmo dovuti essere imbarcati, però non c'erano posti. Ma proprio quando Amos e la sua famiglia stanno perdendo le speranze, accade l'impensabile. Il coraggio di una dipendente della compagnia di bandiera, responsabile delle partenze, segna il destino di Amos per sempre. Perché, da quello che ho capito, ha cambiato le carte dell'aereo ed è riuscita a far salire molta più gente di quella che era possibile far salire. Io devo dire grazie a questa persona perché ha salvato la mia vita e ne ha salvate tante altre, mettendo a repentaglio la sua. Un decollo di distacco dalla paura. Finalmente senti che sei salvo, tu e tutti i tuoi cari.
E quello è un momento importante stato per la mia vita. Amos non ha mai dimenticato quella giornata in attesa del volo della speranza. Ora lui era poco più che bambino, io mi domando chissà quali paure, quali sensazioni gli sono rimaste di quella partenza, anzi di quella fuga. Quanti anni hai vissuto a Tripoli, Amos? Io ho vissuto per 12 anni. Poi che cosa è successo? A 2.000-3.000 chilometri da casa mia scoppia la guerra tra Israele e tutti i paesi arabi che circondano lo Stato di Israele. La parola d'ordine per gli arabi era quella di prendere tutti gli ebrei che abitavano in questo Stato e ricacciarli in mare. E mio padre tornò di fretta da lavoro e disse a mia madre: raccogli tutto, la torta sul tavolo, il caffè, il latte e andiamo via. Noi facemmo in tempo, ma miracolosamente, di raccogliere mia sorella che stava al lavoro, mio fratello che stava facendo un esame. Passando per le manifestazioni, in mezzo ai manifestanti, siamo arrivati a casa di un amico di mio padre, dove ci siamo nascosti e protetti. Il momento in cui ho capito che veramente stava succedendo qualcosa di veramente grave, quando vidi mio padre e mia madre piangere nel vedere le case dei loro parenti prendere fuoco da lontano. Cosa è successo dopo un mese di isolamento in questo appartamento? Ecco, dopo circa 25 giorni bussò un poliziotto alla porta e noi non aprivamo a nessuno. Mio padre disse: mettetevi tutti in una camera, io vado ad aprire, che un poliziotto semmai prende solo me. E questo poliziotto gli disse: avete un'opzione, quella di partire. Ci fanno le foto per fare i documenti, per rinnovarli. Sapevamo che persone che si erano comportate come noi, che avevano fatto gli stessi nostri passi, erano state uccise. Arrivati all'aeroporto siamo scesi e lì ci ha messi al centro dell'aeroporto ad aspettare nella sala. A un certo punto dovevamo salire su un aereo e non c'era più posto. Ad un certo punto c'era una donna che stava lavorando lì, ci hanno fatto cenno questa donna di imbarcarci. Quindi lei ha rischiato la sua incolumità per salvare voi? Assolutamente, chi faceva un gesto in favore degli ebrei in quel momento rischiava in proprio. E a quella donna che all'aeroporto vi ha fatto salire su quell'aereo anche se non c'era più posto, quante volte ci hai pensato? Spessissimo, ho pensato che è una donna che ha rischiato in proprio per salvare la gente e non è frequente. Non è frequente. E cosa vorresti dire a quella donna se avessi la possibilità di incontrarla? Sicuramente vorrei dirle grazie, ma un grazie molto sentito. Cosa ti ricordi di quella donna, Amos? Era giovane, quanti anni poteva avere più o meno? Sicuramente meno di 30 anni. C'è qualche altro particolare che ti ricordi di lei? Il nome che mi hanno dato. Perché lei, in una circostanza, in una conferenza, un amico mi ha raccontato che questa donna ha raccontato proprio di aver fatto questa cosa in Libia, in quegli anni. E quindi io sono risalito al suo nome. E come si chiamava? Floriana. Floriana? Esatto, sì. Se io dovessi trovare questa donna, c'è qualcosa che tu vuoi che io le porti da parte tua? Hai pensato a qualcosa che le vuoi donare? Io ho un dono per lei. Eccolo. È un dono simbolico. Che cos'è? È una rosa del deserto. Può riportare lei indietro nel passato e pensare al bene che ha fatto. È bellissima. Amos, io ti prometto che farò di tutto per trovare la persona che ha determinato e autorizzato la tua partenza, la partenza della tua famiglia e quindi la salvezza di voi e di tante altre persone. Da quando Amos è partito da Tripoli sono passati 48 anni, non sono pochi, ma io devo assolutamente trovare il modo di rintracciare quella donna.
Di lei so che faceva l'hostess per la compagnia di bandiera a Tripoli, lavorava in un'agenzia nel centro della città, questo alla fine degli anni 60, e poi c'è un nome che ha ricordato un amico di Amos, un nome peraltro che non è nemmeno tanto diffuso, Floriana. Ho chiamato l'ufficio stampa della compagnia aerea per chiedere un aiuto e quindi poter risalire agli ex dipendenti presso l'aeroporto o l'agenzia di Tripoli, ma non mi hanno potuto aiutare. Forse devo trovare un'altra strada. Ho provato a fare una ricerca su internet, cercando un modo per arrivare a qualche notizia sugli ex dipendenti della compagnia. Ho trovato una pubblicazione che potrebbe davvero essere utile, perché un certo Giuseppe Dionisi ha scritto un libro raccogliendo le storie che riguardano proprio i dipendenti dagli anni 50 ad oggi. Pronto? Sì, buongiorno Giuseppe, sono Paola Perego. Ah, buongiorno. Giuseppe, senta, io sto cercando una donna che è un ex dipendente della compagnia e lavorava a Tripoli nel 1967. Ah, capisco. E sa come si chiamava? No, io so solo che il suo nome dovrebbe essere Floriana. Giuseppe Dionisi non ha trovato nessuna informazione su Floriana, ma mi ha fornito il nome di uno dei responsabili della nostra compagnia di bandiera a Tripoli durante quegli anni. Si chiama Umberto Vaccarini. Tu quanti anni hai lavorato per la compagnia di bandiera? Io ho lavorato per la compagnia di bandiera 38 anni. E tu nel 1967 eri a Tripoli? Ero a Tripoli nel primo di novembre del 1962. Mi racconti tu che eri lì, che aria si respirava? Beh, erano momenti terribili. Diciamo che tutto è avvenuto all'improvviso. La nostra agenzia di viaggio eravamo in vetrina, perché era tutta una vetrina, era tutta una vetrata. Siamo usciti fuori e abbiamo visto questi ragazzi che venivano verso di noi, lanciando pietre, queste cose, e ci siamo subito portati a chiudere con la serranda l'agenzia. Questo gruppo di persone cercava l'ebreo. Io ti ho chiamato, Umberto, perché io sto cercando una persona che nel 67 lavorava proprio nella compagnia di bandiera a Tripoli. Si chiama Floriana, esattamente erano i primi di luglio, credo, del 1967. Tu te la ricordi una collega che si chiama Floriana? Certamente. Floriana Zappoli. Come si chiama? Floriana Zappoli. Zappoli. Lei vive a Bologna, ci sentiamo spessissimo, perché ci conosciamo da quando eravamo piccolini, poi ci siamo trovati nella compagnia e lì abbiamo continuato a frequentarci. Poi, rientrati in Italia nel 70, ci siamo parecchie volte incontrati, il nostro gruppo della compagnia, e così anche con tutti i tribolini. Quindi tu potresti mettermi in contatto con lei? Certamente. Ma questo certo sarebbe meraviglioso. Grazie, bene. Umberto. Niente. Grazie davvero. Niente. Ho chiamato Floriana per dirle che ho bisogno di incontrarla e lei mi ha confermato che ha lavorato per la compagnia di bandiera in agenzia a Tripoli. E quel 6 luglio 1967 lei era lì. Tripoli, 6 luglio 1967. Una città e una data che non dimenticherò mai, come la donna che quel giorno mi ha fatto partire donandomi la salvezza e la libertà. Sì, Amos aveva 12 anni, faceva parte di una di queste famiglie che ha cercato di partire. E lui ha questa immagine di questa donna che collega la sua salvezza, perché dice: questa donna mi ha permesso di salire sull'aereo con la mia famiglia e di partire. Guarda, sono veramente commossa per questo, perché a distanza di tanti anni
Vuol dire che è una cosa che lui ha nel cuore proprio. Lui da sempre ti ricorda così, lui ricorda la paura di quei momenti. Poi io immagino anche, sai, che magari ai bambini non si dicesse tutto. La verità, certo. Però percepivano la preoccupazione e la tensione nell'aria. E lui ha visto in te la persona che avrebbe potuto salvarlo. Certo, lui che e la sua famiglia. Ma io non credo di aver fatto nulla di eccezionale, ho solo fatto quello che ho fatto per tanti altri e, ripeto, ho usato l'unico mezzo che avessi a disposizione, che era quello di poterli fare partire. Che giorni erano a Tripoli quelli? 1967. E l'atmosfera è di gente che veniva, che voleva assolutamente partire, quindi ci pregavano di farli partire, però anche questo non era facile. Quante persone venivano a chiedere di partire? Quante famiglie? Ma tante telefonavano soprattutto, perché era più sicuro, non uscivano tanto. Sì, per gli ebrei era pericoloso girare per strada. Quindi, poi sai, tutta gente che si conosceva, perché poi compagni di scuola, compagni, amici con cui si andava alle feste, al mare. Cioè. Quindi era anche difficile dire di no. Quindi era ancora più difficile dire, ma sai, non posso, guarda, vedo se riesco per domani. Poi sai, magari gente con bambini, che naturalmente avevano la precedenza assoluta. E voi cosa potevate fare per aiutarli? Noi per aiutarli, oltre a questo fatto di farli partire, però durante la permanenza lì, so, per esempio, portarli da mangiare, perché non uscivano a... Certo. Il latte ai bambini, il pane, le cose. Però bisognava stare attenti anche a non farsi notare tanto. Quindi era un po'... Hai fatto pasticcetti? Beh, sì, in un certo periodo qualche pasticcetto l'ho fatto. Ma l'impiccetto in cosa consisteva? E cancellare il signor Rossi, magari, che non aveva fretta perché poteva stare in albergo altri due giorni a godersi il mare e far partire invece... Una famiglia di ebrei famiglia che aveva l'urgenza di lasciare Tripoli. Beh, hai fatto una cosa grande. Mi sono commossa. Mi trattengo perché è chiaro che le emozioni bisogna trattenerle se si può. Però veramente sono emozionata. Lo immagino. Sono emozionata. Floriana, lo vuoi incontrare? Certo, beh, abbiamo fatto tutto. Allora, Floriana, incontrerai Amos molto presto. Lui finalmente avrà la possibilità di poterti dire grazie. Bene, fa piacere. Grazie. Amos non ha mai dimenticato il giorno in cui ha lasciato la Libia e non ha mai dimenticato Floriana. È rimasta per lui la donna che gli ha regalato la libertà. Dopo 48 anni sta andando da lei per poter dire finalmente quel grazie che ha tenuto nel suo cuore per tutto questo tempo. Sei tu? Sì, io non ti conosco però. Che importanza c'hai? È come se fossi stata sempre nella mia vita. Buonasera. No, io volevo... E tu hai questo ricordo così... Sì, ho questo ricordo... Permanente. Certo. Ti ho cercata per ringraziarti. Grazie.
Davvero? Grazie, ma tu hai fatto qualcosa di immenso. No, io ho fatto solo quello che si deve fare quando le persone hanno bisogno di una mano. L'hai fatta per me, per la mia famiglia. Io ho fatto quello che tu, quello che avresti fatto anche tu. Probabile, sì, però quello che tu hai fatto ci ha dato un avvio ad una nuova vita. Certo. Grazie davvero. Guarda, veramente. Grazie davvero. Sono passati tanti anni da quella calda giornata di luglio del 1967, ma Amos ha sempre sperato di poter vivere questo momento. Poter dire grazie a Floriana era una possibilità alla quale non voleva rinunciare.